Cerchi asilo? Conosci Dublino? E i tuoi diritti? Fermati e lasciati aiutare. Mi chiamo Sayed, sono nato in Afghanistan. Una storia così lunga che non voglio raccontare tutta. Mi chiamo Angelica, sono nata in Costa d'Avorio. Ho vissuto sempre nel mio paese. Davvero non volevo andare via. Cercavo protezione, ma non sapevo cosa fare, come muovermi. Se non conosci le regole, rischi di fare peggio. Alla fine, giri a vuoto. La prima volta che sono fuggito dall'Afghanistan era 2001. Sono andata in Pakistan, poi in Grecia, da Grecia in Italia, da Italia in Olanda. La prima volta richiesta asilo l'ho fatta in Olanda, senza assistenza legale, tutto è andato malissimo. Diniego significa no. Non ho avuto nessuna protezione. Poi le cose sono complicate. Mia figlia è riuscita a fuggire prima di me. Una storia lunga, non voglio raccontarla. Avevo fatto qui in Italia le mie domande di asilo. Ma i tempi erano lunghi e così sono andato in un altro paese. Ho dovuto sempre nascondermi. Ho vissuto come un invisibile. Allora, sono andato in Belgio. L'ho fatto domande anche lì. Ma non si posso fare così. Il regolamento di Dublino non lo permette. Hanno rimandato la mia domanda purtroppo in Olanda. Alla fine sono riuscito a fuggire anche io. Volevo aggiungere mia figlia. Ho saputo che è riuscita ad arrivare in Svezia, che ha avuto lo status di rifugiati. Ero senza diritti, costretto a fuggire, a nascondermi sempre. Sono stato incarcerato, trattenuto. Ho vissuto per strada, ma non sono un mendicante. Avevo una vita, un lavoro nel mio paese. Adesso è come se non fossi nulla. Senza protezione e documenti, la mia vita non può ripartire. Sono sempre in fuga, a nascondermi. La domanda la devi fare nel primo paese in cui arrivi in Europa. Sono arrivata in Italia e hanno preso le mie impronte. Per questo mi hanno rimandata in Olanda. In Olanda già avevo in diniego. Sono stata anche in carcere perché non volevo tornare in Afghanistan. Alla fine mi hanno rimpatriato. Ma in Afghanistan la mia vita era a pericolo. Sono fuggito via di nuovo dall'Afghanistan. Arrivato in Grecia. Già sapevo che in Grecia non c'è possibilità di avere riconosciuto come rifugiato. Per questo motivo sono ripartito verso Italia. Un viaggio molto difficile, come tutti gli altri miei viaggi. Io ho detto che mia figlia era già in Svezia e volevo raggiungerla. E gli ho detto che aveva già avuto lo status di rifugiato in Svezia. Anche se ero entrata in Europa attraverso l'Italia, mi hanno detto che avevo diritto di chiedere di andare in Svezia, in base al criterio di unità familiare. Essere riconosciuti rifugiati è il primo passo per essere protetti davvero, per non essere rimpatriati nel paese di origine, per non dover tornare da dove si è scappati.
Alla fine sono arrivato in Italia. Era 2007. Ho dormito tanto tempo in strada, ma alla fine ho avuto assistenza per presentare la mia domanda, perché venisse finalmente riconosciuta la mia domanda come rifugiato. In tanti paesi dell'Unione Europea la situazione è comunque difficile. Si può essere detenuti in attesa dell'esito della domanda. È stato molto importante dell'aiuto, organizzazione, associazione. La cosa più importante è stato dire subito che mia figlia era in Svezia. Anche se le mie impronte sono già state prese in Italia, l'unità Dublino svedese ha preso in carica la mia domanda di asilo. Se non conosci le regole, rischi di fare peggio. Alla fine, giri a vuoto. Oggi sto bene. Lavoro in un ristorante. Ho una vita mia. E i miei diritti sono conosciuti. Ora sono qui in Svezia. Ora sono di nuovo con mia figlia. Ora possiamo iniziare una nuova vita insieme. Essere informato sul regolamento Dublino ti aiuterà a trovare la strada giusta.